celebriamo il 25esimo dalla Fondazione dell'Associazione Nazionale Città dell'Olio. Oggi abbiamo lanciato questo grande evento, abbiamo avuto il piacere della presenza della senatrice Bellanova, ministro agricoltura, e trovo molto sintonico il suo dire con quello che sono le attività che noi facciamo, le nostre progettualità, quindi questa assonanza ci fa ben sperare su una prosecuzione e una nuova collocazione progettuale nei confronti del governo a beneficio dei soci e di tutte le filiere produttive. 25 anni, 330 soci in 18 regioni, laddove ci sono ulivi ci sono Città dell'Olio, i soci sono tutti enti pubblici, i quali al di là del compito istituzionale naturalmente danno valore aggiunto a una filosofia di vita, a una missione di valorizzazione del territorio e del prodotto. L'olio extravergine d'oliva, e credo che l'Agenda 2030, questo è il titolo che abbiamo definito per il nostro 25esimo, molto ambizioso, sia significativo di una volontà di proseguire e di crescere non solo a livello associativo ma proprio a livello di contributo di sviluppo dell'agricoltura a vantaggio dei consumatori, a vantaggio della filiera e quindi in definitiva dell'economia del nostro paese.